Salve a tutti. Stiamo leggendo i capitoli insieme del mio nuovo libro, il secondo pubblicato, Il fiato di Edith. Se volete vedere tutti gli altri video, perdonate la pubblicità, basta andare su YouTube e cercare Nicola Pesce Himself. Troverete tutti i video in ordine per poter seguire l'intero libro. Poi a un certo punto ovviamente mi fermo, così siete costretti a comprarlo. Decimo capitolo. Come diavolo fa? Ho sbagliato. Come diavolo fate a riprendere fiato? Gli ripeté. Per Jonathan era quasi cosa nuova sentirla parlare. Se n'era stato sulla sedia, le gambe divaricate, i gomiti ai ginocchi, e ora si tirò diritto, con gli occhi sbarrati dei bambini, le mani goffe e ingombranti e tutto il resto. Non c'è una tecnica, disse, pensando che avrebbe potuto dire meglio. Tu ci vedi? Chiese. Qualche volta, rispose Edith, alla finestra, ma più di tutto vi sento. Chiudo gli occhi e vi sento. E mi pare di decollare su una voce che si allontana, come se in realtà fossi io a partire, lasciandovi alle mie spalle. E mi pare di ritornare quando qualcuno di voi si avvicina. Odo persino i passi, il rumore dei vostri passi sul terreno, e mi pare di essere io a farli e facendoli ad accostarmi ad un mucchio di facce sorridenti. Ma poi, appena penso ai passi, alle gambe che si muovono, mi sento un fuoco divampare su per il petto, alla gola, sulle gote, e qualcuno getta sabbia nel mio respiro e tossì. E qualcuno getta stoffa nel mio respiro. Poi sento questo mostro che ho nel petto, questo cuore di gigante che sbatte e pare voglia squarciarmi le ossa, togliere spazio ai polmoni, finché non si mangia tutto. È allora che rallenta, si fa incerto e persino trema, pensa, ha dubbi. E così riconosco in lui un cuore troppo piccolo per un corpo fatto sì enorme, finché di nuovo, altro che voci, altro che voli, scopro in me nient'altro che una coperta che si muove al ritmo di un respiro. Una piccola coperta, un crepitare di camino e niente più. Questa sono io, ad occhi chiusi. Ora non potrò più parlare. Parla tu per me, ti prego. Fammi sentire la voce di un uomo, la voce di un bambino venito da fuori, che mi parla come si parlano i bambini fra loro, disse, e poi più nulla. Jonathan respirò a lungo, guardandolo. Edith aveva gli occhi chiusi e lui temeva di vederla sforzarsi da un momento all'altro per esortarlo ancora. Ogni tanto arricciava il naso ed era nuova per quella pelle la linea di una ruga subito sparita. Ogni tanto scopriva i denti. Quando tossiva sembrava che la sua pelle di porcellana si riempisse di crepe. Jonathan si scuoteva tutto nel sentirla e parlò per lei. Le disse di come nel correre sentisse il respiro ingrossarsi, di come non potesse correre in eterno. Gli pareva di consolarla. Le disse del cuore che scuote il torace come un dado in un bussolotto o un uccellino stretto in un pugno, e di come, fermatosi, chino, si riempisse di nuovo d'aria, di come i polsi rallentassero, di come tutto tornasse ad essere normale. Gli pareva di torturarla. Infine parlò di stagioni, di odori, di certi animali intravisti certe sere, di come fosse venire sorpresi da un temporale, di come la notte calasse presto in Irlanda, e parlò, parlò, parlò per lei. Undicesimo capitolo. Gli amici gli chiesero dove andasse, cosa andasse a fare, e lui capì che questa domanda era inevitabile. Disse loro di Edith, della casa e di null'altro. Vollero vedere. Jonathan disse che avrebbe prima dovuto domandarle se le dava noia. Era certo che non avrebbe voluto. Voleva. Lungo il cammino, quel giorno, da una collinetta dove erano soliti incontrarsi fino al portone della casa di Edith, Jonathan capì che i pensieri possono piegare le gambe di un uomo e anche distruggerlo. Erano in quattro quel giorno, e dopo aver loro additato la strada,
così a lungo guardò le loro nuche, così a lungo accentuò ogni loro qualità o bellezza, così a lungo elencò le loro descrizioni e tanto gli si ingigantirono nella testa che nulla rimase e vide che erano in quattro quel giorno, quattro bambini. Inutile strofinarsi i loro nomi nella testa, in niente e per niente egli emergeva e si distingueva da loro. Immaginò il camino e la coperta che si muoveva, immaginò Edith ridere, ridere di gusto, come non aveva mai riso, e lo sguardo di lei che saltellava contento e sopraffatto da un viso all'altro, come certi uccellini sovraeccitati tra i fiori, certe mattine. Lungo il cammino, quel giorno vide che il tramonto era un sole gigantesco che aveva bevuto sangue e lo schiacciava lì, insieme con gli altri tre. I suoi passi pareva si muovessero da soli, il destino lo spintonava a grandi manate sulle spalle. Si sentì impazzire e nella vita avrebbe ricordato per sempre che in quel miglio, lungo pochi passi, aveva per pochi minuti rischiato la follia. Avrebbe voluto gridare, spingerli, picchiarli, piangere, correre via, sbattere i piedi a terra, serrare i pugni, ridere. Chi era lui? In cosa si distingueva dagli altri? Perché Edith avrebbe dovuto preferirlo e preferirlo di gran lunga per giunta? Cosa aveva di più? Era davvero quel silenzio che aveva nel cuore, quel guardare le nuche, la disposizione alla meraviglia, qualcosa che gli altri non avevano. Forse non avevano la sua facilità al dolore, ma questo li rendeva più forti. Edith era stata una coperta che si muove, un crepitare di camino, chiusa al mondo. Edith era stata sua. L'aveva ora aperta al mondo, il mondo aperto a lei, ma avrebbe forse preferito tenere quella coperta per sé? Con la scusa di farle compagnia, di renderla felice, negarle altre forse maggiori felicità. Fare, insomma, una cosa cattiva. Perché? Era come lasciar morire dentro a una stanza, chiudendo la finestra, un uccellino appena entratovi per goderselo meglio. È un tesoro tenuto tutto per sé, inoltre, di cui non si potesse parlare mai, un tesoro che non si potesse nemmeno spendere, sembrava avere meno sapore. Ma era come se quell'uccellino, all'entrare di altra gente, perdesse improvvisamente di valore. Era come se quell'uccellino, senza che lo sapesse nemmeno, guadagnando in giubilo, perdesse in bellezza, in profondità. Ma in cosa risiedeva il valore di quell'uccellino? Era proprio la tristezza intrinseca a dargli valore? O lo decideva Jonathan? Lo decidevano i suoi occhi di bambino, di uno in mezzo a quattro, di nessuno. Non era egoista. Dodicesimo capitolo. Così come erano entrati, ne uscirono. Jonathan non capiva. Aveva creduto che lei fosse come un talismano. Aveva creduto che lei avesse creato in lui ciò che prima non c'era, avesse piantato un seme o almeno un innesto. Perché allora loro tre avevano girato per la stanzetta coi loro scarponi dalle suole bagnate, toccando le cose? Per quale motivo toccavano le cose? Distratti, inutili, bovini, maledetti. Per un attimo gli era parso che una porta si chiudesse tagliando fuori loro tre e dentro lui e Edith. Perfetto. Quel giorno aveva perso tre amici. E ogni lucidata la sua anima, ogni sguardo nuovo di Edith, ogni rossa foglia di faggio caduta in terra, ogni nuova parola che imparasse sul logoro dizionario di casa, Jonathan perdeva la possibilità di amici futuri e di grasse risate, per ridurre così la sua vita, a furia di affilarla, a momenti di gioia fatti come la punta di uno spillo, gioia pura e dolorosa, ed immediatamente finita. Poi sepolta dai dubbi, sotto macerie di pensieri. E dunque lei non era un talismano magico e creatore, non il seme, ma l'acqua che gli aggiungeva la vita, il sole che gli dava vigore. Il seme era sempre stato già dentro di lui. Poteva essere quella bimba pallida e triste il suo sole? Sì, e non ne avrebbe voluto un altro. Da quando l'aveva conosciuta,
sentiva di stare germogliando. Questo lo faceva sentire giusto e nuovo, speciale e diverso. Questo lo faceva sentire fragile e solo, ma aveva Edith. Poi, uscendo con i tre, dopo aver risalito la china d'erba verde, eccolo lì, in un raggio di sole, Sebastian. Aveva occhi verdi e capelli biondi, lisci e un po' lunghi, quasi femminei. Si stiracchiava e li salutava. «Dove siete stati?» chiedeva, e loro rispondevano. Stavolta però Jonathan non era più geloso. Aveva il cuore leggero, poiché il seme era in lui soltanto. E, dopo, tutti dentro le proprie case. L'Irlanda era un bel paese, pioggia, verde scuro e odore di legna. Il bosco di faggi era vicino e preparava tappeti rossi. Quegli alberi erano snelli e dritti, era bello accarezzarli con le mani, sentirne la trama sotto le dita, quasi ferircisi. Avevano vesti gialle e splendenti odori acerbi. Poi, in quell'autunno che si preparava, le foglie cadute erano arrossate tanto da incendiare il cuore di chi vi corresse dentro con un segreto. Jonathan, mentre il sudore gli si asciugava in testa, respirava in ampi sbuffi di fumo, mentre l'aria si faceva ogni giorno più fredda. Grazie per avermi seguito fino a questo capitolo 12. Tra qualche giorno, altri tre. Buona giornata.